Pallaolimpia di Policoro si è tenuta la prima semifinale del campionato regionale di pallavolo Under 16 femminile tra la GL Volley Policoro e il Rotonda Volley. Gara che ha visto subito Rotonda allungare nelle prime fasi di gioco, ma con una pronta reazione la GL fa suo il primo set col parziale di 25-18. Gli ospiti nel secondo set riportano la situazione in parità, aggiudicandoselo per 22-25. Da quel momento le ragazze ioniche ripartono forte e portano a casa le successive due frazioni, chiudendo la semifinale d'andata sul 3-1. Il ritorno è previsto per domenica 8 maggio. Ai nostri microfoni Mister Di Sanzo fa una panoramica su tutte le attività in casa GL. Mister Di Sanzo, ogni primo tempo è sempre una sofferenza, ma poi le ragazze puntualmente si sbloccano e portano il risultato a casa. Sì, in effetti abbiamo sofferto in queste ultime partite, nelle parti iniziali, per poi riuscire a trovare un pochettino la quadra, la famosa quadra del cerchio. Comunque stasera è stata una partita, noi veramente non conoscevamo l'avversario perché veniamo da due gironi diversi e si è rivelato un avversario ostico, degno di essere tra le prime squadre, le prime quattro squadre per quanto riguarda la categoria Under 16 in Basilicata. È stata una gara che diciamo volevamo vincere, abbiamo sofferto tantissimo in ricezione questa sera, non siamo riusciti a tenere le loro battute perché comunque Rotonda aveva delle ragazze con delle doti soprattutto in battute, anche in attacco, veramente ben messe. Per quanto riguarda l'analisi complessiva di questa stagione, siamo al rush finale e speriamo, no, abbiamo due semifinali in corso. Lunedì giochiamo il ritorno con la Livi e l'andata è stata una battaglia, siamo riusciti a vincere 3-2. Non sarà per niente facile la gara di ritorno perché è un avversario che è arrivato prima nel suo girone. Sono veramente ben strutturate, hanno un ottimo staff tecnico, un'ottima allenatrice, quindi dobbiamo semplicemente entrare in campo e provare il più possibile a fare meno errori, e gli errori sono stati, no, il motivo di queste prime fasi perse. Anche in prima divisione la stessa cosa, adesso ci restano due gare con Genzano, posso dire che sono relativamente un po' più semplici, anche se è sempre sbagliato sottovalutare un impegno, no, proveremo a giocare sempre al completo, giocheremo queste due gare per confermare il primato e poi magari provare a vincere i play-off della prima divisione regionale. Per quanto riguarda il ritorno di questa partita c'è un grande punto interrogativo, uno per il rispetto della squadra, due proprio per un'analisi tecnica. Ha avuto un equilibrio veramente molto sottile, si è giocata sul filo del rasoio in tanti frangenti e gli errori da una parte e dall'altra sono stati quelli che poi alla fine hanno deciso il risultato.